Ciao ragazzi, vi serve uno zaino fotografico grande, veramente grande. Eccolo qua. Lo zaino della Love Pro, il Pro Tracker, il BP550 AW2. Come dimensioni, l'avete visto sulla scatola, siamo a 36x33x62 cm. Lo zaino pesa 4,55 kg. Adesso andiamo a vedere all'interno della scatola. Come sapete, i miei video sono quasi, diciamo, in diretta perché non faccio montaggi, quindi se faccio degli errori, diciamo che li vedrete. Allora, intanto andiamo a aprire la confezione. Arrivato oggi, peraltro. So che c'è uno di voi in particolare che non vedo l'ora di vedere questo video perché è intenzionato anche lui a prenderlo. Comunque, se siete intenzionati, un attimo esco dalla camera, vi lascio in descrizione del video il link dove poterlo prendere su Amazon. Allora, intanto vediamo, eccolo qua, questo di colore grigio, lo scatolone per adesso lo mettiamo giù. Ed eccolo qua il bestione. Allora, intanto andiamo a togliere anche il cellophane, eccolo qua, ah, bello luccicoso, si può dire luccicoso. Allora, eh sì, è una bella bestia, comunque sembra fatto molto bene. Allora, intanto adesso, prima di andare a spulciare le caratteristiche, andare a vedere tutte le tasche e taschine, voglio metterlo a confronto con quello che c'avevo prima, sempre della Love Pro, però il Pro Runner, il 200 AV mi sembra. Questo qua è quello che ho avuto fino adesso, quindi vedete, sembrano padre e figlio, guardate un po' il confronto. Quindi spero che mi basti. Allora, tanto vi faccio vedere il mio, quello vecchio. Allora, prendo, io ci facevo stare la 6D col 2470, il 45 della Tamron F1.8, il 70-200 e un flash o un secondo corpo macchina, poi mettevo le varie batterie sia qui che qui. Visto che adesso comunque ho preso anche 16-35 e più in là prenderò il 150-600, mi serviva un po' di spazio in più per portarmi comunque tutta l'attrezzatura. Allora, andiamola a vedere assieme. Tanto lo metto giù così. Ah, tanto lo vediamo da dietro. Allora, questi sono i spallacci, sono ben imbottiti, sembrano belli, belli solidi, imbottiti. Poi abbiamo questo che va sulla cintura, che è removibile, c'ha dei ganci qui al lato. Adesso, non so se è a favore di questo o di quella camera, con questi ganci qua vanno tolti e questo si può sfilare. Poi sulla parte superiore, intanto vi levo tutti i laccetti che ci sono. Allora, ce n'avrà un sacco di laccetti. Uno, due. Tanto sono tutte cinghie regolabili. Quindi questi vabbè li lasciamo. Allora, tanto andiamo a sfilare questo, che è una specie di cappuccio. Lo possiamo sfilare anche da dietro, che si può togliere completamente. Eccolo qua, vediamo cosa c'è dentro. Niente, solo un sacco d'aria. Ah, praticamente questa borsa aggiuntiva, a quanto ho visto sui vari tutorial, potrebbe diventare una borsa che uno si può portare dietro, però devo trovare il laccio da metro, poi lo guardiamo. Intanto lo mettiamo qua e vediamo la tasca principale, che è questa qua. Beh, sinchia, sono belle spesse le pareti. Ah, qua abbiamo un'altra borsa aggiuntiva. Adesso lo mettiamo a favore di quell'altra camera. Ecco, mettiamo così. Tanto lo vedete in tutte e due le parti. Allora, questa è un'altra borsa che era qui, dove potremo mettere, vediamo un po'. Beh, volendo ci stanno batterie, filtri, quant'altro, visto che sono tutto pieno di elastici, si può mettere le schede di memoria, filtri, penne,
roba minuta comunque. Ho visto anche questi sono removibili. Qualcuno ci mette il Mavic Mini, che non è una brutta idea da portarselo dietro. E anche questo rimane una specie di mini zainetto. C'è anche volendo sul retro, questo è passante, non so se si può agganciare la cintura, ma comunque una borsettina in più, se non vogliamo metterla, lasciarla dentro lo zaino, ce ne abbiamo un'altra in più. Poi qua abbiamo visto le tasche, sono tutte removibili, ci sono anche gli elastici che si possono sganciare per mettere i vari corpi macchina, silica gel. E abbiamo anche, qua volendo si possono mettere i due flash oppure un drone sopra col comando sotto, drone sotto e comando sopra. E qua abbiamo queste due tasche, una e una due, sono cioè separatori con tasche, quindi possiamo mettere magari, non so, dei filtri ottici o qualcosa di sottile per non occupare spazio. Tutto l'interno si può comunque modificare a piacimento, visto che è tutto staccabile col velcro. Poi cercherò di settarlo per farci stare tutta la mia roba. Magari non so se oggi non ce la faccio. Comunque farò un altro filmato dove metterò tutta la roba, perché adesso comunque sto utilizzando la 6D per filmare con 2470, quindi posso metterci magari la 70D e 7200. Vabbè, poi vediamo. Adesso intanto andiamo a vedere le altre tasche. Allora, qui su, aia, è caduta una cosa, imprevisti della diretta. Allora, qua sulla parte superiore c'è un'icona di una scheda di memoria, però, ecco, qua dentro si possono mettere le schede aggiuntive, le SD o le micro SD, non so se riuscite a vederlo bene, comunque sono delle tasche con l'elastico, si mette dentro la scheda e non la perdiamo. Qua possiamo mettere, non so, biglietti da visita, roba minuta, documenti. Questo arriva fino a qua, che è un po' più grosso. Magari c'è anche le gelatine, filtri o roba del genere. Poi, sempre sul frontale abbiamo, senza fare danni, questa tasca qua che si apre, non so se dall'alto si vede, cioè tirando verso di me, verso destra. E qua dentro ci può stare un tablet. Io direi che un 15 si sta tranquillamente, ma forse anche un 17. Questo si aggancia. E qui davanti anche ci abbiamo tutte, beh, queste non sono elastiche, queste neanche, però ci abbiamo tutte cose da poter utilizzare per agganciare qualsiasi cosa. Poi sul lato questo qua abbiamo la possibilità di mettere intanto un cavalletto, qua c'è una tasca elastica e ci abbiamo due chiusure. Allora, tanto apriamo questa qua. Cavolo, aspetti che sono un po' incasinato. Allora, vediamo questa chiusura qua. Cavolo, è dura. Ok, e questa chiusura qua. Queste logicamente possiamo regolarle come più ci piace e possiamo infilarci un cavalletto qua, magari inserendo le gambe dentro qua e fissando tutto con i due lacci regolabili. Questo ce lo allunghiamo e voilà. E andiamo a chiudere. Come vedete c'è abbastanza spazio di chiusura. Poi un'altra cosa sempre sul fronte. Possiamo mettere un altro cavalletto anche qui davanti, perché vedete c'è un laccio qui e un laccio qui. Adesso magari tiriamo via questi cosi qua, così almeno lo vediamo meglio. Allora, uno e due. E voilà. Adesso ci sono questi lacci qua che sono regolabili anche questi. Qua si possono anche togliere volendo, perché vedete hanno l'attacco, basta schiacciare, si possono addirittura levare, se non ne avete bisogno li levate proprio. Se non li mettete dentro, un clic, e qua sotto ci dovrebbe essere da qualche parte la tasca per mettere un piede o due piedi del cavalletto. Eccola qua, questa è bella grossa. Qua
Uno dei motivi per cui ho scelto questo al posto del 450 è proprio per questa tasca, mi sembrava più robusta e meglio ben fatta, quindi anche un cavalletto abbastanza lungo lo infiliamo qua e poi con queste due cinghie lo assicuriamo allo zaino. Poi andiamo a vedere sulla parte laterale, qua abbiamo un'altra cinghia regolabile, piena di cinghie su zaino, qua abbiamo una tasca elastica anche lei, più una tasca laterale che si apre, e anche qui possiamo mettere altra roba. Abbiamo anche dei ganci qua sotto, un'altra cinghia regolabile anche qui, volendo si può mettere un'altra cosa, non so se magari una bottiglia ci sta qua dentro, una bottiglia di quelle non troppo grosse, quelle da 33 ci stanno, o da mezzo litro anche. Poi qua abbiamo un'altra, qua abbiamo una specie di velcro, cioè abbiamo un velcro per poter aprire di più questa tasca, ma vedo che qua c'è, ci deve essere una roba, ecco qua, vedete, da questa tasca qua c'è un'uscita dove si può mettere magari una bottiglia d'acqua, quelle con la cannuccia, per avere le, infatti qua è scritto H2O. E magari una cannuccia di quelle col rubinetto per bere direttamente da lì, o comunque per utilizzarlo per l'acqua. Poi dietro abbiamo una maniglia superiore, anche qua lacci regolabili, gli spallacci, questi anche si possono sganciare da qua, eccoli qua. È bello, bello imbottito, mi piace, non vedo l'ora di provarlo sto zaino. E poi abbiamo questo qua sotto, però non ho trovato ancora. Qua abbiamo anche una piccola tasca qua sulla cinta, quindi possiamo mettere magari anche il portafoglio qua. E qua altre tasche regolabili, sono anche di qua. Allora, abbiamo visto tutto, però io devo cercare sta cinghia, perché dovrebbe esserci da qualche parte. Magari vediamo un attimo. Allora, tanto ve lo riapro di nuovo per farvelo vedere all'interno. Tanto vediamo qua se c'è qualche cinghia. Qua altra cinghia non ce n'è, vediamo un po' qua. Pro Tracker. Una cinghia, anche qua me lo dice che si può fare, magari sarà una di quelle da togliere dall'anteriore, una di queste qua, o anche tutte e due. Va bene, dovrebbe esserci anche la protezione per la pioggia, ed è qua dietro. Vediamo un po', qua c'è una cerniera, eccola qua. Ok, anche qua ci va. Cinghie di mezzo, tutte cinghie sono qua, ed eccola qua. Adesso la proviamo subito. Allora, col fronte chiudiamo e mettiamo la protezione. Così, prima da sopra. Vediamo se riesco a mettervela bene. In teoria quando piove dovreste farlo veloce sto coso per non bagnare l'attrezzatura. Okay. Ed ecco che ce l'abbiamo fatta. Ok. Voilà. Così avete la protezione montata delle antipiogge. Io devo solo trovare le cinghie per questa borsa qua. Per questa qua, magari sono dentro qua. Non puoi vedere. Eccola, l'ho trovata. Allora, la cinghia per questo era nella parte superiore, c'ha due tasche, in quella più piccola. Allora, andiamo a aprirla. Ed eccola qua. Allora, con questa
facciamo un zig qua e uno là, e qua volendoci potete mettere, secondo me, un colpo macchina con obiettivo ci sta, così vi tenete il borsone grosso con tutta l'attrezzatura, non so, andate in gita da qualche parte, potete lasciare al campo base, se volete uscire leggeri vi prendete questa, ecco, e vi mettete la macchina fotografica che vi serve, le sigarette, tutto quello che volete. Qua c'è anche all'interno, c'è un gancetto per fissare qualcosa che magari evitare di perderlo. E poi all'interno di questo vedo che c'ha due tasche, però sono a rovescio, non so cosa servono. Ve lo faccio vedere un po' meglio. Mi avvicino alla camera. Vedete queste due tasche qua, però la rete è sotto. Non penso che questa si possa usare all'interno dell'apertura di qua, non so come mai l'hanno cucita così. Vabbè, se avete qualche idea per mettere qualcosa qua o perché l'abbiamo fatta in questa maniera, fatemelo sapere, scrivetelo nei commenti. Allora, adesso direi che abbiamo visto tutto, però no, ancora una cosa dobbiamo vedere, che questo affare qua, allora tanto togliamo la copertura antipioggia. Bella robusta, e voilà, questa comunque è attaccata allo zaino, mettiamola di nuovo sotto se riesco a infilarla di nuovo qua sotto. E voilà, ce ne mettiamo dentro anche questo del cavalletto. Chiudiamo. Ok, la cosa che voglio farvi vedere è questa borsa qua che abbiamo trovato all'interno. Una volta riempita, se non la vogliamo dentro, la possiamo mettere anche qua sopra. La mettiamo qua sopra e con questo andiamo a bloccare il tutto. Quindi la blocchiamo da dietro. Se trovo le tasche, infatti queste ganci qua, questi ganci qua sono regolabili appunto anche per quello, e noi possiamo andare a regolare e infilare dietro per avere la più altezza per poter infilare l'altra borsetta sotto. Quindi abbiamo anche questa possibilità. Ok, tac e tac, e voilà. Ed ecco qua che la borsetta l'abbiamo infilata qua sotto, così abbiamo sempre più spazio per la nostra attrezzatura nella tasca centrale. Non so se questo va fissato ulteriormente, ma direi che da qua non si muove più. L'unica cosa è che per aprire la tasca frontale bisogna sempre sganciare quello sopra, quindi questo e questo vanno sganciati. Ecco, abbiamo la cinghia sotto, che è questa qua, che si può andare a fissare. Allora, questa la possiamo togliere cliccando questa cosa qua. Già abbiamo questo meccanismo qua di chiusura e possiamo andarla a fare passare in una di quelle cinghie che ho fatto vedere sopra. Eccola qua, quella centrale, e andiamo a ribloccare il tutto. Voilà. Anche questo si può tirare, così rimane bloccata qua sotto e non avete il pericolo che vi si sganci o che la perdiate. Poi andiamo di nuovo a aprire questo e voilà, così abbiamo il posto per l'attrezzatura qua e posto per l'attrezzatura qua, più questa e più le tasche laterali. Ma io direi che come unboxing, come prima visione, come prima descrizione, potrei terminarla qua. Magari farò un altro video dove metterò dentro tutta l'attrezzatura, così vi rendete conto cosa ci sta e cosa potrete mettere voi. Io ci metterò la mia attrezzatura, vediamo cosa riesco a metterci di tutto, magari pure tutta.
E vedere anche se ci starà il 150-600 con tutta la roba, non penso, però proviamo. Ah, una cosa che volevo provare è il flash. Allora, tanto qua posso tirare fuori un corpo macchina, il 100 macro, tanto per fare una prova così alla veloce. E poi da qualche parte c'era un flash che, eccolo qua, il flash della Canon. Volevo vedere se ci sta in piedi, cioè in questo senso. Beh, con la testa alzata magari no. Beh, no, ci sta anche quasi quasi con la testa alzata, chiudendo. Ma fantastico, così occupa molto meno spazio. Ci sta con la testa alzata. Poi vediamo il 100 macro. Spettacolo. Vabbè, allora ce ne sta un botto di roba qua dentro. Allora, vediamo un attimo. Perché qua, questo poi sposterò tutto per farci stare. Perché qua ne avanza un botto di spazio. Allora, vediamo un po' sotto questa camera qua. Sì, qua ha voglia. Togliamo un po' di cose. Ma io direi sì, ci sta un sacco di roba, bello grosso. E poi magari chiederò a Paolo di prestarmi 150-600 della Sigma, vedere un attimo come potercelo far stare, e metterò anche la mia roba. Ma io dirò, sono contento da questo perché come materiali mi sembra molto robusto, è fatto bene, poi sappiamo che Lovepro fa dei design professionali molto belli. E altro da dire non saprei. Se avete delle domande, comunque fatemele sotto il video che vi risponderò senz'altro. L'unica cosa, ma spero che non aver dimenticato niente: zaini, zainetti, borse, borsette, c'è tutto. Guardavo altre tasche, magari questo sembra un po' pianotto perché c'è l'imbottitura antipioggia qua sotto, la cosa antipioggia. Sì, comunque queste secondo me sono da sistemare un attimino, perché secondo me sono state un po' messe così a muzzo, quindi bisognerà settarlo bene. Io direi che facciamo un altro video dove metterò tutta la roba, setterò e vi farò vedere cosa ci metto dentro, così vi sapete regolare anche per la vostra attrezzatura. Ok, se vi è piaciuto il video mi raccomando un bel like, se volete iscrivervi sotto al video c'è il pulsante per l'iscrizione. Se volete essere aggiornati sugli prossimi video, spuntate la campanellina così vi arriva la notifica. Altra cosa, anticipazioni, forse no, niente. Ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi, grazie.